Una conferma alla presidenza del Rotary Club di Clusone, innanzitutto, quindi com'è andata questo primo anno da presidente? Il mio primo anno da presidente, diciamo che è stato un anno esperienziale perché ho ricevuto l'incarico lungo il cammino, siccome il mio predecessore si è dimesso, sono subentrato in corsa, diciamo. Quindi ho fatto esperienza e questa esperienza la metterò a frutto in questo nuovo anno in cui sono il presidente ufficiale. Abbiamo un consiglio molto attivo che mi ha seguito durante questi 12 mesi e mi seguirà ancora nel prossimo anno. È un consiglio fatto da 7 persone, ne sono subentrate 2 nuove, abbiamo un prefetto, un tesoriere, 3 consiglieri, un vicepresidente, un presidente eletto per l'anno prossimo e così via. Abbiamo poi delle sottocommissioni che lavorano a vari temi, tipo la commissione progetti, la commissione effettivo che si occupa dei nuovi soci, eccetera. E il Rotary è una grande famiglia, contiamo 1.400.000 soci in tutto il mondo e siamo sul territorio per fare opere di bene, diciamo. E il nostro club spazia su 42 comuni, tutta la Valle Seriana e la Valle di Scalve, e abbiamo soci un po' in tutti i comuni, siamo circa 25 soci e stiamo cercando di ampliare la nostra platea e questa sera poi vedrete ci sono anche vari ospiti perché abbiamo noi facciamo parte di un circuito fatto da 7 club chiamato Robico 2 e abbiamo come ospiti 3 presidenti appunto di questi 3 club e con loro facciamo delle iniziative si chiama Interclub, in condivisione, dove queste iniziative si suddividono e si moltiplicano le forze, si suddividono i compiti. Sono esperienze che hanno portato al nostro club notevoli risultati, ad esempio quest'anno abbiamo posato alcuni defibrillatori e abbiamo partecipato col CAI di Bergamo al progetto Rifugi Sicuri in cui abbiamo predisposto 3 defibrillatori per rifugi Alpe Corte, il rifugio di Valbondione Coca e il rifugio Tagliaferri in Valle di Scalve. Questi defibrillatori sono particolari perché hanno in dotazione delle batterie che si caricano con la luce solare, hanno un caricatelefono, hanno un meccanismo che gli permette di funzionare anche quando il gestore non è presente e quindi anche l'inverno. Poi abbiamo posato defibrillatori nel comune di Ardesio, tre in Val Gandino, uno alla Casa del Giovane e il prossimo verrà posato a Gorno perché stiamo cercando di ramificarsi sul territorio e quindi questo sarà il nostro prossimo appuntamento. Ecco. Progetti, iniziative future quindi? E un altro progetto futuro che però è partito con la vecchia amministrazione, con il vecchio consiglio, è quello di valorizzare l'opera fantoniana e rientra nella Bergamo Brescia Capitale della Cultura, quindi in sinergia con il club Brescia Nord e il Circolo Culturale Varadello e il Circolo Culturale Ghislandi stiamo attuando delle riprese per portare la figura del Fantoni in giro per l'Italia, diciamo, ecco. Il nostro club è sempre stato molto attento e vicino alle esigenze del territorio e diversi dei nostri progetti sono andati in quella direzione, ma non solo. Come tutti sappiamo però il Rotary è un'organizzazione a livello mondiale. Siamo vicini all'eradicazione della polio, l'obiettivo più importante prevista nel 2026, che potrebbe valerci anche il premio Nobel. L'impegno che con grande responsabilità si porta avanti abbraccia ben 7 aree di intervento che ho voluto evidenziare sul foglio che riporta i vostri nomi in ciascun tavolo. La Fondazione Rotary International a Massimiliano Foscarini viene attribuito con il presente attestato il titolo di amico di Polaris, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo. Questo è scritto in tutti, ma da parte mia è un ringraziamento per aver portato 2 persone speciali come le sorelle Piccinali. Grazie. Che fai e che fai subire anche la signora Moira perché ultimamente non ne può più del nostro prefetto. Allora, andiamo a spillarlo. Sei contento? Assolutamente.
Vediamo come è organizzato quindi il vostro Rotary in Val Seriana. Il Rotary è un'associazione mondiale con 1.400.000 soci. In Bergamasca ci sono 13 Rotary Club, 7 in provincia e 6 in città. Il distretto 2042 conta 50 club con 2.000 soci. L'attività dei rotariani è essere al servizio della società facendo service e non donando soldi, mettendo a disposizione la competenza. Ci sono dei service locali, come ne ha già parlato il Presidente, ci sono dei service di interclub. Il Clusone ha partecipato con altri di Brescia e dell'Isola Bergamasca a far partire la casa dei papà separati a Baccanello, a Calusco d'Adda. Quindi i soci rotariani interagiscono attraverso diversi club sempre al servizio delle persone. Ripeto, non sempre si devono dare soldi, quasi mai si porta la competenza e si vanno a cercare i soldi dalle altre parti. Quindi il nostro sforzo è sapere esattamente qual è il progetto da fare in Italia, in provincia, in Europa, in Africa, e poi seguirlo con costanza per raggiungere gli obiettivi. L'ultima cosa, la più importante, è l'eradicazione della poliomielite, che dopo più di 40 anni, da 450.000 casi all'anno 40 anni fa, siamo arrivati a poche unità all'anno, e per questo il Rotary Club insieme all'UNICEF e alla Fondazione Bill e Melinda Gates e altri stati, da più di 40 anni, partendo da Treviglio, si è ingaggiato per questa battaglia importantissima. Quindi chi di voi non l'ha ancora scoperto è rotariano dentro, deve solo accorgersi e poi aderire territorialmente in qualsiasi posto sia, perché è una rete molto importante.